Buongiorno, oggi vogliamo affrontare un problema di calcolo delle probabilità che risale al 1500 circa, 1500-1600. Praticamente è un problema che fu risolto da Galileo. Precisamente ci si chiede se è più probabile fare 9 o 10 lanciando 3 dadi. Questo problema fu posto a Galileo dal Granduca di Toscana, che si rendeva conto che di poco, ma usciva di più il 10, ma non riusciva a calcolare la probabilità matematica. E allora Galileo affrontò questo problema e ne riuscì a determinare la soluzione. Noi per farlo, chiaramente dobbiamo calcolare la probabilità di fare 9, e quella di fare 10, quindi poi confrontandole possiamo stabilire se è più probabile fare 9 o fare 10. A questo punto, al solito, si tratta di sapere i casi favorevoli e dividere il tutto per i casi possibili. Cominciamo a vedere quali sono i casi favorevoli all'uscita del 9 lanciando 3 dadi. È chiaro che può uscire la terna 6, 2, 1, il che significa che il primo dado esce 6, il secondo 2, il terzo 1, oppure magari 4, 3, 2, oppure 3, 3, 3. E quando riguarda il fare 10 potrebbe uscire 6-3-1 oppure 6-2-2 oppure anche 4-3-3. E quindi ad una prima analisi sembrerebbe che per fare 9 ci sono 6 casi possibili e per fare 10 ci sono 6 casi possibili, che porterebbe a dire che la probabilità è la stessa. Ma bisogna fare qualche osservazione in più, perché questo ragionamento contiene un'altra osservazione. E precisamente se consideriamo la terna 6, 2, 1, il che significa che possiamo fare 9 facendo, ammesso che al primo dado esca 6, al secondo 2, al terzo 1. In realtà questa possibilità si presenta in 6 modi possibili, precisamente uno è questo, poi potrebbe uscire 6 al primo, 1 al secondo e 2 al terzo, ma potrebbe anche capitare per esempio 1, 6, 2, oppure 1, 2, 6, oppure 2, 6, 1, oppure 2, 1, 6. Quindi in realtà ognuno di queste terne ne contiene praticamente altre. In tutto quindi questo qui rappresenta 6 terne, 6 possibilità, che significa che quando i 3 valori sono distinti, ogni terna deve essere contata 6 volte, quindi in questo caso qua dobbiamo contare 6 volte, per quanto riguarda la 5, 3, 1 dobbiamo contare 6 volte, e lo stesso dicasi per la 4, 3, 2 che va contata 6 volte. Ma quando invece vi è una terna in cui vi è un valore ripetuto come la 4, 4, 1, questa qui chiaramente invece va contata 3 volte soltanto. Perché se andiamo a scomporre e quindi ad esprimere tutte le possibilità, praticamente si accoppiano e saranno uguali 2 a 2, quindi soltanto 3 possibilità. Per quanto riguarda quest'altra, visto che sono 2 elementi uguali, 3 possibilità, e poi vi è questa terna 3-3 che si può presentare in un unico modo. Quindi in realtà per fare 9 la probabilità si ottiene facendo il rapporto tra i casi favorevoli, che sono questi, sono ogni volta 6, 6 per 3, 18, più altri 2, quindi 3 e 3, quindi 24, più 1, 25. Quindi 25 casi favorevoli all'uscita del 9 e rispetto a tutti i casi possibili. Ma siccome stiamo lanciando 3 dadi e ogni dado ha 6 facce, in realtà qui abbiamo 6 alla terza, cioè 25 su 216. Questa è la probabilità dell'uscita del 9. Andiamo a vedere quello del 10. Chiaramente i casi favorevoli si calcoleranno facendo un ragionamento analogo a quello che abbiamo fatto per il 9, e quindi ogni volta che abbiamo una terna con valori differenti va contata 6 volte, quindi questo si conta 6 volte, questa qui 6 volte, 6 volte, e che poi invece vanno contate in modo diverso quelle in cui vi è una ripetizione. Chiaramente qui vi è un'unica ripetizione, quindi questo si conta 3 volte, qui un'altra ripetizione 3 volte, qui si ripete il 3,
qui si ripete il 4, qui si ripete il 2 e quindi ancora 3 volte. Quindi i casi favorevoli in questo caso sono praticamente 27, 6 per 3, 6 per 3 18 e più 9, quindi 27. 27 casi favorevoli e mentre i casi possibili sempre 216. A questo punto, confrontando questo numero con questo numero e osservando che hanno lo stesso denominatore, quindi evidentemente è più grande la frazione che ha il numeratore più grande, si stabilisce che è più probabile fare 10 che fare 9, anche se di poco. E qui con questo risultato, con questo avendo stabilito che è più probabile fare 10 che fare 9, l'esercizio è finito.